Oggi parliamo di solitudine e di povertà. Una triste storia di abbandono e di povertà. Un uomo di 65 anni si trova a lottare per sopravvivere in mezzo a una realtà di estrema precarietà e solitudine. Nato a Corigliano, si è stabilito temporaneamente a Piragineti, dove vive grazie all'aiuto di poche persone che hanno dimostrato compassione e si sono avvicinate a lui. L'uomo si trova in uno stato di profonda depressione e sconforto morale. Si sente isolato e si considera uno dei tanti invisibili, coloro che sono marginalizzati e trascurati dalla società. Senza l'aiuto di queste poche persone che si sono avvicinate a lui, sarebbe stato costretto a vivere nella solitudine totale. Nonostante le sue difficoltà, l'uomo accoglie con gratitudine il sostegno della Chiesa e della Caritas di Piragineti, che gli hanno offerto un rifugio provvisorio. Affrontando problemi di salute mentale, fa uso di farmaci per cercare di superare i suoi stati depressivi e ritrovare una stabilità emotiva. La storia è caratterizzata da una lunga permanenza in Liguria, dove è stato sposato e ha avuto un figlio. Tuttavia, da anni alla ricerca del figlio perduto senza riscontro. Questa dolorosa ricerca lo ha condotto a un senso di vuoto ancora più profondo, accentuando la sua solitudine e la sua lotta quotidiana per sopravvivere. Nonostante le sue difficoltà, l'uomo affronta anche le sfide pratiche della sua situazione attuale. Vive a Piragineti, una zona baricentrica tra Corigliano e Rossano, che non dispone di servizi di mezzi pubblici, costringendolo a dipendere dagli altri per gli spostamenti, non potendo guidare né possedere un'automobile. Questa limitazione aggiunge ulteriori ostacoli alla sua già precaria situazione di vita. Le sue condizioni di estrema povertà e indigenza sono state portate all'attenzione delle autorità locali con una denuncia presentata presso la polizia municipale. L'uomo accusa il mondo dell'assistenza sociale di offrire solo parole, senza alcuna azione concreta per migliorare la sua situazione. Presidente dell'Osservatorio per la fusione di Corigliano Rossano, Vincenzo Figoli, grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Lei si è rivolto alle forze dell'ordine, al corpo della polizia municipale per denunciare questa storia? Sì, dopo aver compreso quali erano le difficoltà di questo nostro amico, e ci siamo rivolti diverse volte noi all'amministrazione, agli uffici del servizio sociale, per cercare di collaborare e coordinarci anche per come sostenere non solo economicamente o con dei pacchi alimentari la persona, però purtroppo ci siamo visti spesso rimandati, rinviati, e allora in un periodo, un momento di maggiore crisi che leggevo negli occhi di Francesco, ho deciso insieme anche ad un altro amico di sporgere denuncia formale presso un'autorità di polizia giudiziaria per cercare di smuovere le acque. Devo dire che questa denuncia, dal mese di marzo, se non ricordo male, che è stata fatta, ha sortito pochissimi effetti, almeno fino ad oggi, se non la promessa che a breve sarà un contributo sulle 800 euro che potrebbero aiutarlo in minima parte. Ma è un problema economico o c'è dell'altro, secondo lei? Tutto un insieme di cose, sicuramente un passato che ha portato questo tipo di disagio, ma a noi poco importa poi a livello di sostentamento, di stargli vicini oggi, perché oggi è una realtà diversa in quanto ha... Oggi cosa necessita, a suo parere? Ma necessita, sì, innanzitutto un aiuto economico per superare il momento di crisi, anche perché è dovuto a un periodo di mancata ricezione del reddito di cittadinanza per colpe che ancora non sappiamo bene di chi, ma poi un sostegno morale, un sostegno di aiuti, di servizi alla persona che, a quanto abbiamo scoperto, perché non erano cose che noi vivevamo in una maniera diretta, invece adesso la stiamo vivendo in maniera diretta, servizi alla persona proprio che mancano. Faccio per esempio anche il discorso dei mezzi pubblici: una persona che è sola, non ha un'auto, non ha come muoversi, vive in una località
perché è servita solo al mattino dei mezzi pubblici, quindi pensiamo anche a tutti gli altri anziani che vivono in quella località, e pomeriggio cessano i servizi di trasporto. Come si può vivere in queste condizioni? Cioè, come si può vivere? Ci colleghiamo adesso con il dottor Francesco Godino, psicologo, psicoterapeuta dell'area urbana di Corigliano, nella città di Corigliano Rossano. Dottor Godino, intanto grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Le chiedo, come si combatte a suo parere la solitudine? La solitudine fa parte dell'essere umano, la solitudine sana. Poi qui ci troviamo di fronte ad un dramma della solitudine e della marginalità sociale. Come si può vivere in queste condizioni nel 2023? E qui è il dilemma profondo, come diceva il Presidente, come testimonia la sua vita Francesco. Siamo carenti sotto tutti di vista, non ci sono dei centri di ascolto, il pubblico è pieno di richieste. E come si può fare, come si può dare un aiuto? Allora, io feci questa domanda al mio professore all'università a proposito del lutto. Il mio professore era colui che organizzò praticamente la catena d'emergenza. Io sento un ritorno pazzesco. Non so se tecnicamente riusciamo a risolvere il problema. Facciamo così, nel frattempo proviamo a ripristinare il collegamento, ma voglio presentarvi la persona di cui stiamo parlando, che è qui con noi, il signor Francesco Antonio. Intanto grazie di aver accolto il nostro invito e di parlare di questioni molto delicate che riguardano anche l'intimità della persona. Che significa vivere da soli, a parte le persone che le stanno vicino? Guarda, la solitudine in se stesso, diciamo, uno che non la vive e non si rende conto, cioè veramente di cos'è, ecco, ti porta a delle situazioni in cui in certo modo io in certo modo riesco a reagire, ma in determinati periodi proprio cioè, ti chiudi completamente, proprio insomma. Cosa la fa star male principalmente? A prescindere di tutto quanto, vivere nell'abbandono totale, ecco. Se non fosse state, ecco, per determinate persone che mi sono state vicine, ecco, la situazione sarebbe stata ancora molto più tragica. Perché, diciamo, vivere, diciamo, come invisibili, è inutile tanto per dire che ti fanno il saluto qualcuno, però... C'è un vuoto nell'anima, le dice. Sì, ecco, come se tu, poche parole, come era una frase già detta, sai, quando ti inviti in una festa, anche se non ci vai, non se ne accorge nessuno, no? È lo stesso discorso, ecco, nella quotidianità, anche se è un piccolo centro, hai capito? Dici, i grandi centri, vabbè, ognuno... tutto veloce, e tutto questo lei lo vive nella sua terra natia, perché se fossimo all'estero o in altre parti d'Italia non è giustificabile, ma ci sta. Che la Calabria sia un paese sociale, ospitale, e tutto quanto, diciamo, su determinate cose lascia desiderare veramente tanto. Ecco. Cioè non è ospitale con i suoi stessi concittadini, sì, le dice. Ecco, la parola perfetta è quella là. Ecco. Diciamo, poi ecco, in questi anche ultimi periodi, adesso diciamo parlando anche con il signor Vincenzo, proprio gli dicevo, proprio non riesco a trovare anche qualcuno te da andare a una camminata al mare, capito? Perché se tu non dai, c'è anche questo rapporto. Senta, se tu hai qualcosa, poi parleremo della sua storia perché mi incuriosiscono alcuni aspetti. Presidente, in un'epoca, nell'epoca del materialismo, noi abbiamo messo al centro oggi il capitale, non l'individuo.
Da cosa è stato spinto lei nel dare una mano, un sostegno al signor Francesco Antonio? Ma spinto, io penso dal vedere il bisogno della persona. Dei casi ce ne sono tanti, da fastidio proprio, è chiaro. E forse portare in evidenza questo caso qui è proprio l'intenzione di accendere un faro su tutte queste situazioni, che ce ne sono tantissime. Noi spesso siamo portati a pensare che l'ex extracomunitario abbia problemi di inclusione in questo nostro territorio. Invece la cosa sta toccando molto anche in una maniera forse esagerata e troppo. Persone del posto, persone che vivono queste realtà e che magari non hanno voce. Perché sono meno visibili. Meno visibili, assolutamente. Perché sì. Secondo lei? Per il fatto che c'è orgoglio, dignità, tutta l'area. Sì, nella propria quali sono città, le dinamiche, nel territorio, diciamo, si porta a essere un po' più riservati, la paura è di ecco, dottor Godino, abbiamo ripristinato il collegamento? Dottor Godino, pronto? Ci siamo? Ci sono dei casi, non so se volevo concludere l'intervento precedente. Sì, però, volevo... Ah, il Presidente, ok. No, a lei, dicevo a lei, voleva chiudere l'intervento precedente. Allora, per ricollegarmi a quello che dicevo prima, come si può fare ad essere di aiuto a queste persone invisibili, che è il nostro vicino di casa? Vi dicevo che il mio professore di psicologia dell'emergenza, e io feci una domanda. Avevo avuto un lutto in famiglia, era morto mio cugino giovanissimo, ed io non avevo il coraggio di andare a trovare questa mia zia anziana. Allora chiesi a lui come fare in questi casi, e lui mi disse: guarda, tu vacci, l'importante è la presenza. Ecco, quindi la presenza colma ogni cosa, e poi da lì, insomma, scattano interventi umani, perché come diceva ben il Presidente, purtroppo il sistema sanitario, il sistema anche giuridico e sociale, come denuncia anche Francesco, purtroppo non dà nessuna risposta in questi casi. Senta, dottor Godino, ci fa capire meglio queste dinamiche che sono un po' tutte nostre, se vogliamo. Ci occupiamo molto spesso di solidarietà, lo fa l'associazionismo, e bene fa, ci mancherebbe altro, no? Nel dare donazioni ai paesi del terzo mondo, e ci sta tutto, eh? Però non ci accorgiamo delle persone che parlano lo stesso nostro dialetto, la nostra stessa lingua, persone che... Ecco, perché accadono queste dinamiche? Ma perché, come dicevate prima, le motivazioni che spingono il nostro vicino di casa a scomparire, a diventare invisibili, sono motivazioni legate alla dignità, legate a volte alla rabbia. Io uso questo termine. La rabbia è un'emozione, come la paura, la gioia, il dolore, la tristezza. E la rabbia è anche un'emozione propulsiva, però poi quando diventa emozione parassitaria autodistrugge l'essere umano, e poi questa autodistruzione si riversa nella collettività, perché poi assistiamo ai cosiddetti raptus. È impazzito e ha commesso questo, è successo questo. Ma non è mai un evento legato al qui ed ora. Ci sono sempre delle motivazioni quando succedono queste cose. Le motivazioni sono quelle. Come fa uno? Cioè, ci soffermiamo molto sull'effetto, ma non sulle cause. Questo sta dicendo in sostanza. Ma non sulla causa. Mm. Dottore, solo un attimo. Torniamo sul signor Francesco Antonio. In sintesi, come siamo arrivati a questo momento di povertà? Lei ci racconti in sintesi la sua storia. Io sono venuto, diciamo, dopo un giro vagare un po', dopo la mia separazione, ho girovagato per l'Europa. E negli ultimi anni, si potrebbe dire, adesso siamo nel 2017, roba del genere, ho cominciato ad avere problemi di salute, ho cominciato ad avere. E poi pian piano sono avvicinato, sono arrivato a Milano, però sono stati dei miei parenti, però lì
anche loro, sai che hanno i problemi, dopo un tot di tempo, sai, anche le cose, se non lavorano. Senta, lei racconta nel suo narrato, c'è una parte che tocca un po', no? C'è la sfera umana, l'impossibilità di poter vedere suo figlio. Quello è un dramma che purtroppo me lo porto quotidianamente, tutti i giorni, perché io sono cresciuto in un convento, ci sono andato all'età quasi 4 anni e mezzo e ne sono uscito quasi a 18 anni, perché poi scatta l'età adulta e non potevano tenere. E non avendo mai avuto una famiglia, diciamo, è una cosa che proprio che desideravo. Poi le conseguenze ti hanno portato a succedere varie cose, robe del genere, dalla quale poi c'è stata separazione, divorzio, che dal quale io non ho mai accettato, ha fatto tutto quanto lei, e della quale è un trauma che mi sono portato sempre dietro, perché io una famiglia, diciamo, non l'ho mai avuta. E nello stesso tempo c'è questo rifiuto che lui ha nei miei confronti, che non capisco ancora tuttora il perché. Ancora non capisco neanche il perché del discorso separazione e divorzio, intendiamoci, perché io non ho mai maltrattato. Cioè, senta, come ci si sente avere un figlio e non poterlo vedere? È brutto perché poi nel stesso tempo si accumulano non soltanto il figlio, poi si accumulano anche altre situazioni sociali, in tutto insieme ti portano a una depressione che veramente... Quindi si mette in moto un problema di autostima. Per fortuna che, diciamo, anche negli ultimi tempi ho superato varie fasi, sono state, ma anche adesso ultimamente, negli ultimi tempi, con collaborazioni di determinate persone, come il signor Vincenzo, anche la Chiesa, anche Giuseppe. Senta, abbiamo raccolto qualche testimonianza proprio nell'ambito in cui lei vive. Ascoltiamo. Conosci Francesco? Sì. Che tipo è? È una persona brava, si fa volere bene da tutti, una bravissima persona. E io lo conosco già da molto tempo, che lavorava in pizzeria, quindi era bravo pure sul suo lavoro, però caratterialmente è bravo anche come carattere, come persona. Almeno. Adesso vive un momento difficile, come aiutarlo secondo lei? Ma secondo me in questi casi non lo so, dovrebbero intervenire, diciamo, le istituzioni, qualcosa, perché abbandonare le persone così non è che solo ce ne sono diverse, però ce ne sono tanta gente, secondo il mio parere, che mo noi guardiamo più la parte, non sono razzista, però stiamo guardando più la parte diciamo stranieri e non l'italiano, che l'italiano ha più bisogno dello straniero, quindi dobbiamo cominciare a vedere pure queste persone che hanno bisogno di essere aiutate, insomma. Dottor Godino, come possono intervenire le istituzioni in questi casi? Come professionista pure offro il mio aiuto e la mia disponibilità e saluto caramente Francesco e per lui tutte le persone e le famiglie, ricordiamoci anche, in questo caso non c'è una famiglia, però pensate le famiglie che hanno questo dramma interno, un dramma di disagio psichico all'interno delle proprie mura, che poi inevitabilmente diventa disagio sociale. Però, dottor Godino, guardi, la persona di cui stiamo parlando non fa mistero del narrato reso pubblico. Certo. Io lo ringrazio perché attraverso queste storie possiamo aiutare anche altre persone che vivono in fazione analoga. Mi volevo però soffermare su di lei, su un profilo anche psicologico, nel senso che quanto può essere frustrante per una persona che già soffre di depressione per una serie di ragioni, la sottrazione anche finanche del dialogo con un proprio figlio, con una situazione anche di una ex convivente oggi separata, cioè perché avvengono questi momenti di chiusura drastica che ledono proprio la sfera umana delle persone e che quali sono soprattutto gli effetti, che, no? Allora, se noi analizziamo proprio la parola depressione, significa energia bassa, poca energia, quell'energia vitale che
ti permette di vivere, di relazionarti con l'altro, eccetera. Quindi anche ogni terapia psicologica e psicoterapeutica ha bisogno di un risvolto sociale. È come un corso d'acqua che non può, un fiume che non può arrivare al mare, no? Immaginiamoci, questo corso d'acqua straripa ad un certo punto. Quindi sicuramente questi fattori che Francesco vive, la mancanza di un figlio, il divieto di vedere un figlio, è sicuramente un fattore impedente. Cioè non c'è un divieto di fatto, è lui che si sottrae, questo sì. Ho capito. È lui che si sottrae, cioè nel senso... E sono casi molto diffusi, voglio dire. Il divieto biologico del padre, no? Sento, un'ultima battuta perché ci stiamo avviando anche a conclusione. Lei tra l'altro, oltre ad essere un professionista, è anche un amministratore comunale di un comune della Sibaritide. Per questo le chiedevo come le istituzioni possono intervenire in questa direzione, in maniera sintetica. Quali potrebbero essere i primi provvedimenti, diciamo? Beh, i primi provvedimenti sono quelli veramente di... E ricercare, come dicevate prima, il tasso elevatissimo di queste persone che oggigiorno affrontano queste situazioni, perché meno si conosce e meno interventi di conseguenza si possono fare, perché noi siamo abituati ad avere quei numeri del passato, dei 4 o 5 casi, 10, a seconda del paese, delle persone che hanno o hanno avuto uno scompenso psichico e li definiamo come matti, eccetera. Però oggigiorno veramente bisogna rivalutare tutto il sistema. E quindi faccio un appello pure ai miei colleghi amministratori di uscire e di prestare attenzione veramente a questa situazione, perché noi dobbiamo capire che proprio il Covid queste situazioni sono aumentate in maniera esponenziale. Sento un'ultima battuta perché davvero mi dicono siamo in conclusione. Come si può uscire da questa solitudine e quale può essere secondo lei? Fa uso di farmaci Francesco Antonio, sì, questo sì, sia sì, ben ho chiaro. Visto, Come aiutarlo? Beh, ma deve essere un monito che abbraccia le parti, bilaterale, cioè istituzioni, società civile certo. E vittima. Cosa allora, si sente dire? Sicuramente la terapia farmacologica assolutamente in questi casi. Poi dicevo che nella comunità dove lavoravo prima, in una comunità terapeutica in Veneto, c'era un grosso cartello che recitava così: l'ansiolitico più potente è l'abbraccio, quindi farmaci, ma ancora di più calore umano. Grazie dottor Godino, grazie, umano. Grazie, non ce la facciamo più, grazie per essere stato con grazie noi, ma ci ritroveremo su questi ed altri temi. Scusate, Figoli, avevo un ritorno grazie, adesso, grazie, grazie. So, Presidente Figoli, importante l'abbraccio. Ecco, noi questo, io vorrei rassicurare su questo Francesco, perché noi gli faremo mancare sicuramente la vicinanza, l'abbraccio, l'affetto e il calore. Lui si può sentire in famiglia, perché io spero che cioè lui lo sa benissimo, cerco sempre di coinvolgerlo anche in altre attività e ringrazio tantissimo la Caritas parrocchiale dei Pilagineti, la Caritas diocesana e l'Accademia della Sibaritide, alla quale io mi sono rivolto anche per sostenere Francesco, e hanno aperto le braccia e le porte. Mi si è consentito concludere facendo un appello anche, diciamo, alla partitocrazia, al mondo del sociale, all'associazionismo. Io credo che questi siano i temi che debbano godere di una certa priorità. Mettiamole tra le priorità dell'agenda politica. Alla prossima.